Il focus di oggi lo dedichiamo ad un approfondimento politico. Ieri i risultati delle elezioni regionali in Sicilia, un trionfo del Partito Democratico appoggiato dall'UDC. E proprio di questo abbiamo parlato oggi con Roberto Giachetti, che è parlamentare del Partito Democratico, tra l'altro al 57esimo giorno di sciopero della fame in attesa di una nuova legge elettorale. Per noi Andrea Picardi. Ieri il voto in Sicilia, che è destinato a cambiare il panorama politico italiano, secondo lei che cosa succederà innanzitutto nei rapporti fra Partito Democratico e UDC? L'alleanza è più vicina adesso? Ma diciamo che sicuramente è premiata un'alleanza, che è anche quella, diciamo, idea originale di fare un'alleanza tra i progressisti e i moderati. Abbiamo visto che in Sicilia purtroppo questo non basterà, nel senso che comunque lì non, con quel sistema elettorale i voti non sono sufficienti, però credo che sia un passo avanti nella giusta direzione. Sarebbe stabile, non litigherebbe una coalizione formata da Casini, Bersani e Vendola? Ci sono molti dubbi da questo punto di vista. Sì, ce ne ho anche io. Il problema è che anche qui siamo arrivati a un punto in cui, se noi non capiamo che abbiamo chiesto sacrifici enormi ai cittadini, agli elettori, che li hanno fatti per rimettere in piedi il paese, se adesso anche noi non la smettiamo di giocare e litigare e ci mettiamo seriamente, schiena bassa, a contribuire a che questo paese si rinsaldi e esca fuori da una crisi europea, peraltro così difficile, e allora il problema è molto serio. L'atteggiamento della politica e dei partiti senza dubbio ha aiutato l'astensionismo e dall'altra parte ha aiutato anche l'affermazione di Grillo. Da questo punto di vista, quanto pesa il fatto che non si riesca a approvare questa legge elettorale? Lei lo sappiamo, si sta battendo sull'argomento anche con uno sciopero della fame molto lungo. Quando abbiamo affidato a Monti il governo del paese per la parte economica, e già questo ci deve far riflettere sul fatto che se la politica ha dovuto abdicare su qualcun altro, o comunque investire qualcun altro fuori dalla politica per risolvere questi problemi, già si deve porre delle domande. Erano rimasti a noi, alla politica, alla sfera della politica, di risolvere delle questioni prettamente politiche, la riforma costituzionale, il finanziamento pubblico, i regolamenti parlamentari e la legge elettorale. Tutto quello che ho detto fino adesso è andato a ramengo, perché ormai non ci sono più tempi. Ci rimane in mano la riforma elettorale. Io sto facendo uno sciopero della fame da 57 giorni perché pretendo che, a prescindere da qual è la mia opinione, io sono per il maggioritario doppio turno alla francese, ma a prescindere da qual è la mia opinione sulla legge elettorale, credibilità si riconquista anche se si mantengono gli impegni. Si è detto per un anno che si deve cambiare questa legge elettorale. Adesso questa legge elettorale si deve cambiare. E a chi mi dice si potrebbe fare peggio, io dico che noi non siamo la gente che cammina per strada, noi siamo i responsabili delle leggi. Dobbiamo farla noi una buona legge. Secondo lei come andrà a finire con la vicenda della legge elettorale, e se non venisse cambiata, quanto potrebbe incidere questo sulla partecipazione al voto delle politiche in programma teoricamente in primavera? Guardi, io mi sto battendo, per cui ancora credo che ci sia qualche possibilità, e lo faccio con lo strumento che ho, con gli strumenti che ho. Io penso che se noi non cambiamo la legge elettorale il danno sarà grande, e probabilmente pagheremo questo prezzo molto più di quanto chi ha il potere di decidere su questo argomento non possa immaginare in questa fase.